Come ci ha detto il Vangelo di San Giovanni, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo tengono saldamente tra le mani coloro che hanno un giorno ricevuto e accolto nel mistero del battesimo. Dice Gesù: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. E il Padre ha consegnato a Gesù ciascuno di noi nel giorno del battesimo. Colui che viene a me non lo respingerò. E noi ci accostiamo a Gesù nel mistero dell'Eucaristia e quindi siamo certi che non siamo respinti e non lo saremo nell'ultimo giorno. E ancora dice Gesù: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. E questa risurrezione, che avverrà per la forza dello Spirito Santo che già è stato messo nei nostri cuori, ci garantisce che la parola di Dio, la potenza di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo è fin già ora all'opera per accompagnarci anche in quell'ultimo tratto della salita verso il mistero della Gerusalemme celeste. Certamente se guardiamo alla nostra debolezza, noi ci lasciamo subito cogliere o facilmente cogliere da immaginazioni timorose, spaventate riguardo a ciò che potrebbe essere di noi negli ultimi tratti del nostro cammino, sia a causa delle sofferenze, sia a causa del carattere improvviso di questo sopraggiungere dell'ultima ora, sia per tanti altri motivi per cui ci pare sempre di non essere pronti, che non saremo mai pronti. Ma proprio in questo giorno dedicato alla memoria dei defunti e all'espressione della nostra speranza per loro, il Signore ci istruisce anche noi su quest'ultimo tratto della nostra ascesa. La Madonna ci ricorda che, essendo stata da noi pregata migliaia e migliaia di volte perché ci fosse vicina e pregasse per noi nell'ora della nostra morte, non ci abbandonerà, ma farà sì che questi ultimi momenti siano vissuti con sprazzi sufficienti di luce, di speranza, di conforto, e talora anche, come ci riferiscono esperienze singolari di moribondi, anche con una profonda esperienza di luce e di accoglienza nel mistero eterno. Chiediamo ai nostri defunti, per i quali preghiamo, che anch'essi preghino per noi, essi che sono già passati per quest'ultimo tratto decisivo del cammino della vita, perché ci aiutino a guardarlo come parte della vita, come momento necessario, anzi rivelatore, determinante, decisivo della vita, come esperienza di vita profonda e intensa, perché là dove vengono meno le forze del corpo si manifesta la potenza dello Spirito di Dio.